Salve, grazie per la possibilità di averla qua con noi oggi. Infatti, il fatto che non ci vediamo in persona al meeting per noi è legato alla sua recente visita di Gaza, dove ha potuto recentemente entrare dopo tanti mesi. Allora, volevo chiederla chi ha incontrato, che tipo di realtà ha incontrato a Gaza e quali scene le sono particolarmente memorabili di questa sua visita. Beh, il motivo principale del mio ingresso a Gaza naturalmente era quello di incontrare la mia parrocchia, la mia comunità, che è piccola sicuramente, ma poi naturalmente essendo lì si fa il possibile per incontrare tutte le realtà sul territorio possibili. Quello che mi ha colpito è il livello di distruzione generale. Io ero al nord della città di Gaza City. Il livello di distruzione generale della città, ma non solo, anche di tutto, dal confine fino alla città era praticamente quasi tutto distrutto, la mancanza di infrastrutture basilari. Ecco, sono cose che sapevo, ma a vederle a prima vista, a vederle dal vivo, mi ha fatto una enorme impressione e anche una tantissima tristezza, un panorama molto desolante. E ho avuto maggiore chiarezza delle necessità. Era quindi importante anche per questo, oltre che per sostenere la comunità, capire meglio dove possiamo essere d'aiuto, cosa si può fare, ecco. E abbiamo capito che bisogna soprattutto, innanzitutto, prima di tutto, cercare di creare centri di distribuzione di beni di prima necessità, cibo, medicine e così via. Quello che stiamo per cominciare con l'aiuto dei Cavalieri di Malta e del Santo Sepolcro anche, cercare poi ospedali da campo, il mondo sanitario. Ci sarà molto bisogno di aiuto, soprattutto ai tantissimi bambini e, altra cosa che nessuno menziona, anziani rimasti soli. Ecco, ci sarà dunque molto bisogno. In positivo, quello che ho incontrato è una comunità nostra cristiana, piccola nei numeri, sono ormai rimasti 600, poco più di 600 persone tra San Porfirio ortodosso e la Sacra Famiglia Latina Cattolica. E in gran parte sono cristiani ortodossi, ma mischiati in questo momento per ovvie ragioni. Ecco, ho trovato una comunità stanca, faticata, però serena tutto sommato. Ecco, non ho sentito, mi pare di averlo già detto, non ho incontrato nessuna parola di odio, di risentimento. Ecco, quindi, questo tenendo presente la situazione enormemente difficile nella quale vivono, di guerra, di mancanza di ogni bene, di tutto, ecco, non è scontato. Sì, ci credo. Nella sua introduzione alla grande lezione che ha tenuto mese scorso alla Università Lateranense, lei ha offerto infatti una diagnosi complessa della situazione in Terra Santa, nella quale aveva detto un panorama desolante. Non mancano centro elementi di speranza tra tante persone che ancora oggi, nonostante tutto, vogliono lavorare per la riconciliazione e la pace, ma dobbiamo riconoscere realisticamente che il quadro generale resta molto preoccupante. Volevo chiederla dove vede in particolare quelle tracce di speranza in mezzo a quella che altrove definisce una tragedia senza precedenti. Certamente non nelle istituzioni, siano esse civili, politiche o religiose. La speranza viene sempre dalle persone, dagli incontri. Ecco, ho incontrato e continuo a incontrare persone di tutte le fedi, religiosi e non, credenti e non, che anche di fronte a questa tragedia insistono molto e proprio anche con molta tenacia, devo dire. Perché io cerco di essere un po' refrattario, di non dire subito sì. Ecco, incontro persone che invece vogliono fare qualcosa, cioè non rimanere qui, fare nulla ad assistere a questa situazione, fare qualcosa per creare incontri, magari a livello privato, a livello non pubblico, non ancora almeno. Ecco, sono persone che hanno ancora il desiderio e soprattutto di fare qualcosa e soprattutto hanno una coscienza che non è in questo momento, è quello che è il problema principale. Hanno una coscienza che
che l'altro è parte di sé. Quando un ebreo dice dobbiamo incontrare e fare qualcosa con i musulmani, dobbiamo fare qualcosa con i cristiani, capisce che cristiani, ebrei e musulmani qui sono, come dire, parte l'uno dell'altro, cioè non hanno uno sguardo esclusivo, io e non l'altro, ma io e l'altro, magari con dinamiche diverse, comprensioni diverse l'uno dall'altro, magari anche con opinioni anche molto, molto difficili da accogliere, però c'è una coscienza dalla quale si può partire che è importante. È che siamo insieme e dobbiamo trovare un modo per starci. Il tema del nostro Festival Meeting Brno 2024 è Dal trauma alla speranza, e le sue parole potranno essere ascoltate per la prima volta alla fine della Santa Messa, con la quale culminerà il cosiddetto pellegrinaggio della riconciliazione ceco-tedesco, che quest'anno dedichiamo al desiderio proprio di pace in Terra Santa. È il tema di pellegrinaggio, infatti pellegrini di speranza, anche tema centrale dell'anno giubilare 2025, che stiamo per entrare in pochi mesi. Volevo chiederla cosa significa per lei, cosa evoca in lei questo titolo, Pellegrini di Speranza, nella sua realtà quotidiana. Speranza è una parola che si usa poco ormai, perché è una parola nella quale si crede poco, ahimè, ed è un grave errore. Innanzitutto alcuni caveat, come dire, ostacoli che bisogna rimuovere. La speranza, spesso si lega la speranza a un'attesa esterna. Cioè qualcosa che viene da fuori. Non so, in questo caso speranza è che qualcuno faccia la pace tra israeliani e palestinesi. Ovviamente tutti abbiamo questo desiderio, ecco, e così via. Insomma, ecco, come qualcuno che deve dare contenuto e corpo alla mia speranza. Questo è un atteggiamento sbagliato. La speranza nasce innanzitutto dall'atteggiamento personale. Dal modo in cui uno vuole, riesce o vuole vedere la propria vita e la vita degli altri. Nasce da dentro, non da fuori. Ecco. Pellegrini di speranza, poi chiaramente pellegrino è per sua natura un itinerante, uno che si muove. Quindi, allora, in questo caso, pellegrini di speranza significa non credere che la speranza è un atteggiamento del personale. E che comunque non è dato una volta per tutte, che deve sempre essere rinnovato, ascoltando la realtà circostante, il tempo, nel quale si vive, ecco, senza, però, ecco, con fiducia. Cioè la speranza da solo non sta in piedi. La speranza è figlia della fede. Se non c'è la fede, la speranza non ha luogo dove porre le sue radici. O dove porre il suo fondamento. Quindi il pellegrino di speranza significa mettersi in moto con fiducia, ecco, ed essere capaci di vedere già, questo è lo sguardo di cui parlavo prima, vedere già realizzato ciò che ancora non è compiuto. Che bello. Sant'Agostino e dopo lui altri legavano la speranza alla memoria, e anche Sì, lei sì, sì. infatti parla spesso di una necessità di purificare la memoria. È un tema naturalmente molto caro anche a noi. E lei lo pone come condizione perché potessimo guardare al futuro con speranza e pace. Come possiamo immaginarla questa purificazione della memoria? Come si fa? Come si fa? Non viene in automatico. Ha bisogno di tempo, ha bisogno di leader, ha bisogno dunque nell'Antico Testamento Israele non si convertiva, non cambiava se non c'era qualcuno che a nome di Dio, i profeti, richiamava Israele a ritornare a Dio. Ninive non si sarebbe convertita, non avrebbe cambiato. Non avrebbe ripensato il proprio atteggiamento se non ci fosse stato un svogliato Giona che andava a dire loro convertitevi.
Ecco, e così oggi per ripensare la memoria ha bisogno innanzitutto di una leadership, ha bisogno di una educazione alla lettura della storia, ha bisogno di di leader, pastori che siano capaci di educare alla libertà. Libertà non solo nei confronti dell'altro, ma anche della propria storia, vederla non come un feticcio intoccabile, come un idolo, ma come qualcosa che ci appartiene e dove c'è dentro tutta come dire, la presenza di Dio sicuramente, ma anche tutto il peccato dell'uomo. Io ho avuto grazia di poter ascoltarla in vivo più volte a Meeting Crimini negli anni So scorsi. se è una grazia, non credo che sia una grazia, ma comunque va bene. viste le migliaia di persone presenti, mi sembra che era piuttosto una grazia. Anche quest'anno lui ha concesso un'intervista online a New York Encounter. Adesso, proprio adesso, sta dedicando il tempo ad un altro meeting. Volevo chiederla se ci dona il suo tempo, sua attenzione, secondo lei cosa sia il senso e il compito dei nostri festival di fronte alla sfida di oggi, dei nostri meeting e hangout? Tutti questi incontri sono, credo, importanti se poi si riesce a portare a casa qualcosa. Ecco, questi meeting, chiaramente non puoi cambiare tutto, non puoi, ecco, mettersi obiettivi altissimi, insomma, non è molto realistico, però aiutare chi viene almeno a ripensare qualcosa. Prendere qualcosa nella propria vita personale, naturalmente da ripensare, anche nella propria vita ecclesiale, comunitaria, insomma, portare a casa una intuizione, un desiderio, un bisogno, un'idea, ecco, qualcosa che poi a casa può far crescere e maturare, ecco, qualcosa che induca a pensare. Questo momento è un momento molto complicato dove c'è la tentazione sempre di adeguarsi a un pensiero già preconfezionato, si mangia il cibo preconfezionato, c'è tutto prefabbricato, adesso arriva anche il pensiero già programmato. Ecco, siano luoghi dove, grazie alla libertà che si respira in quei luoghi, possa venire fuori qualcosa che aiuti a essere un po' diversi e differenti. Grazie. Il presidente israeliano Isaac Herzog, ha parlato di lei come una persona brillante, un leader ben informato, estremamente ben consapevole delle complessità della vostra regione, che gode della fiducia di tutte le parti interessate in Giordania, nei territori palestinesi e in Israele. Aggiungeva, lo rispettano enormemente, il suo nome lo precede. Volevo domandarla, di fronte a queste parole del presidente israeliano, com'è possibile, cioè concretamente dove fissa il suo sguardo, a cosa si appoggia, a cosa rimane più importante per lei, che da un lato rimane fedele a se stesso e alla sua missione e allo stesso tempo goda il rispetto di tutte le parti in conflitto in Medio Oriente. Beh, innanzitutto posso assicurare che ho preso anche tanti schiaffi e tante incomprensioni, quindi cioè, non è tutto così rose e fiori, insomma, ecco. Ci sono stati momenti anche molto difficili, di grande tensione, anche di grandi incomprensioni anche a livello personale, per cui certamente, ecco, quello che io resto me stesso, io sono qui perché amo questa terra e amo questa gente. Ecco, questo è quello che mi spinge a restare qui, sicuramente nonostante tutto. E resto me stesso, cerco di essere sempre, di interrogarmi su cosa mi viene chiesto in questo momento, cosa un pastore, un credente prima ancora, o un pastore dovrebbe fare, uno che ama tutti, che vorrebbe abbracciare tutti, allo stesso tempo però deve restare fedele al ruolo che ha, alle attese che ci sono sulla sua persona e anche bisogno di essere fedele
alla verità della situazione, naturalmente con tutti i difetti, i limiti, perché gli errori che si fanno continuamente, ecco, in maniera molto onesta, molto, molto leale e anche molto fraterno, insomma. Poi non so, non programmo queste cose, cerco di vivere in maniera molto lineare quello che sono, ecco. Grazie. Poi pochi giorni dopo 7 ottobre dell'anno scorso, sui media di tutto il mondo, anche qua è girata la notizia che lei si è offerto in cambio di ostaggi israeliani rapiti a Gaza. Probabilmente chiunque abbia mai incontrato i Vangeli ha pensato in quel momento alle parole di Gesù: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Come accade che una persona decida di mettere in gioco la propria vita in modo così, così estremo? Guardi, io mi sono fatto frate a 18 anni e chi si fa frate rinuncia alla propria vita per donarla al Signore. Quindi io non vedo tutto questo eroismo in questa cosa. Insomma. Questa affermazione è stato dentro un'intervista, mi è stato chiesto se ero disposto, ho dato molto sinceramente la mia disponibilità come per qualsiasi altra cosa. Insomma, ecco. Poi compito di un pastore che deve essere anche padre è quello di pensare alla vita dei propri figli. Non vedo, cioè, no, non mi sembra una cosa così straordinaria, ecco. Impressionante. Adesso qualche domanda sulle precondizioni della pace. Di nuovo citando del suo intervento alla Lateranense, diceva che la pace in ogni contesto deve fare i conti con le ferite causate dalle divisioni, e aggiungeva che la pace è strettamente legata al perdono, e il perdono poi non può essere disgiunto da due altre parole, verità e giustizia. Quindi perdono, verità e giustizia. Che cos'è per lei la vera pace e le sue condizioni indispensabili, e magari anche quali idee false sulla pace incontra? È difficile rispondere in poche battute, è un po' più complessa di così, insomma, ma poi quando si devono fare una conferenza devi cercare di dire le cose essenziali, i punti essenziali, naturalmente. La pace ha bisogno di uno sguardo integrale, la parola anche lo richiede, la parola pace, shalom, salam, la radice è integrità, completezza. Quindi non puoi avere la pace. Parlando adesso qui concretamente nella questione israelo-palestinese, soltanto con un approccio religioso, escludendo quello politico, quello sociale, quello economico e così via. E così via, insomma. Non puoi avere, questo, non puoi parlare della pace soltanto creando occasioni di sviluppo economico, eccetera. Hai bisogno di uno sguardo integrale che includa tutti gli aspetti della vita della persona, che è una persona religiosa, economica, sociale, che ha la sua dignità, la sua personalità, la sua identità e così via. Quindi tutti questi aspetti, identità, personalità, eccetera, devono essere inclusi in uno sguardo di pace. Questo va da sé. Non puoi parlare di pace soltanto parlando solo con gli israeliani o solo con i palestinesi, o sposando una narrativa e non l'altra e così via. Ecco, sguardo integrale significa anche avere presente quali sono le diverse narrative e cercare di, non so se si può usare la parola compromesso, ma di farle incontrare sicuramente. Questo senz'altro. Non esiste una pace pulita. La pace è sempre la pace, in questo caso soprattutto, è l'incontro tra visioni diverse che richiede anche qualche rinuncia. Sapere perdere qualcosa per un bene più grande, naturalmente. Ecco, non bisogna confondere la pace con la vittoria. Sono due cose diverse. Ecco, e questo richiede quindi tempi, richiede anche bisogno si parlava di ferite prima. Le ferite fanno male. Se uno è ferito, ha uno sguardo ferito della vita. Quindi bisogna innanzitutto curare la ferita. Sanare la ferita perché il suo sguardo sia libero dal dolore che la ferita procura. Ecco, tutto questo richiede tempo, richiede leadership, richiede visione, pazienza, tempi lunghi, naturalmente.
mentre invece bisogna evitare di confondere la pace con irenismo, cioè slogan, basta armi, oppure guardare tutto al presente come se noi non fossimo figli della storia. Ecco, semplificare ciò che è complesso, quindi non rispettare la complessità della situazione. Ecco, oppure semplicemente vivere di slogan campati in aria che non toccano la vita delle persone. Ecco, la pace deve arrivare là dove le persone vivono, quindi deve, e ha bisogno di percorsi. La pace non è un accordo firmato, è per una volta uno sguardo integrale sulla vita della persona, delle società, delle comunità, delle famiglie. Quindi non è soprattutto una zona come la nostra, così ferita, così complessa, così lacerata, ecco, ha bisogno di tempi lunghi, ma ha bisogno di qualcuno che già da oggi lavori per questo. Di questa guerra lei parla anche come di uno spartiacque nel dialogo interreligioso, che fa parte poi anche dei nostri festival naturalmente. Diceva che non potrà essere più come prima, almeno tra cristiani, musulmani ed ebrei. Come sarà quindi riprendere, dopo tutto questo che è accaduto nel corso degli ultimi mesi, il dialogo interreligioso e qual è la situazione oggi? Beh, adesso io posso parlare di qua, non posso parlare, forse in Europa adesso le cose sono diverse, non saprei con precisione. Però posso dire una Certo. cosa. Il dialogo interreligioso oggi non può non tenere conto delle incomprensioni che il 7 ottobre ha creato tra noi. Ecco, è un fatto che dopo decenni di dialogo interreligioso, cristiani, ebrei, musulmani, trialogo, chiamiamolo come vogliamo, insomma, ecco. Siamo arrivati in questo periodo a non intenderci, a non riuscire a fare un incontro insieme, se non di nascosto e così via. Chiedersi perché, cos'è accaduto che ci ha resi incapaci di comprenderci l'un l'altro. Di questo deve parlare. Sarebbe un po' ipocrita non parlare, non ricominciare chiarendo questo aspetto. E poi soprattutto il dialogo interreligioso non può più essere, secondo me, un dialogo di elite. Il dialogo interreligioso deve essere il dialogo tra le comunità religiose. Non basta che il patriarca e rabbino non so quale e l'imam non so quale si incontrano, si sbaciucchiano, fanno le loro cose e poi vanno a casa. Bisogna fare in modo che questi incontri arrivino alla comunità. Grazie, arriviamo all'ultima domanda, un po' pratica. Perché anche noi ci sentiamo coinvolti naturalmente e vorremmo chiederla come possiamo concretamente aiutare a lei e a Terra Santa in questo periodo, in queste circostanze. Beh, pregate innanzitutto, venite se potete venire, il pellegrinaggio è sicuro, ecco, so che molti hanno paura, ma non c'è motivo di avere paura, io credo che sarebbe bene di venire, che sarebbe anche una forma molto pratica di sostegno alla comunità cristiana e non solo. E poi, ecco, essere vicini alla Chiesa, esprimere solidarietà a questa piccola Chiesa. Ecco, e aiutare anche là dove siete a parlare, continuare a parlare di quanto sta accadendo, ma non in maniera stereotipata, in maniera libera, serena, e come dire, che tenga conto della nostra complessità. Grazie di cuore per il suo tempo e vorrei salutarla con un desiderio l'anno prossimo a Gerusalemme, l'anno prossimo a Brno, speriamo di poter Speriamo, incontrarla. d'accordo, speriamo, vediamo. Arrivederci. Grazie, sono andato più di me, arrivederci.